Bene, allora benvenuti a tutti, buonasera, benvenuti a questo nuovo incontro con i webinar di approfondimento che sono promossi dal Centro Clinico di Psicoterapia Cognitiva e Ricerca di Mestre. Questa sera ci saranno con noi la dottoressa Irene Rossi e il dottor Riccardo Votadoro, che avete già visto che si sono presentati, che ci parleranno proprio di assertività e come gestire al meglio i conflitti. Non c'è argomento più attuale in questo momento di restrizioni. Io approfitto un po' come responsabile e referente per il centro di intrattenervi proprio pochi minuti per spiegarvi, come abbiamo fatto anche nelle altre occasioni, le finalità e qual è lo scopo, insomma, dei nostri interventi e come funziona il centro clinico. Allora, il centro clinico di Mestre è affiancato, diciamo, alla scuola di specializzazione di psicoterapia cognitiva e ricerca. Fa parte di un network di varie scuole, la stessa scuola che ha varie sedi, come vedete, in varie regioni d'Italia. Il modello che seguiamo è quello cognitivo-comportamentale. E l'obiettivo nostro è proprio quello di poter coniugare da una parte la formazione della ricerca e dall'altra anche l'attività clinica diretta, e quindi l'esperienza, il lavoro sul campo, che quindi ha la possibilità di confrontarsi costantemente in qualche modo con la ricerca e con la formazione. Questi sono tutta una serie di disturbi, insomma, di cui noi ci occupiamo, tra questi anche altre cose. Nel centro ci sono vari professionisti e collaboratori che permettono di dare una risposta ampia a quasi ogni tipo di richiesta che ci arriva. Due parole per descrivervi un pochino qual è il modo di lavorare, almeno all'inizio, quando abbiamo una richiesta da parte di qualcuno che ha magari un disagio, una difficoltà o vuole capire meglio che cosa sta succedendo. Noi in genere organizziamo una fase, diciamo, di assessment che è abbastanza approfondita, ma anche flessibile. Facciamo un primo incontro conoscitivo di raccolta un po' della domanda della persona, una valutazione testistica che in questo periodo viene svolta e verrà svolta online per condizioni appunto obbligatorie. Eventualmente possiamo dare indicazioni se c'è necessità di qualche sostegno farmacologico con colleghi psichiatri con cui collaboriamo. Facciamo poi, raccolti tutti questi dati, una valutazione del progetto e un secondo colloquio di restituzione alla persona. E poi, in questa occasione, possiamo dare le indicazioni per eventualmente una terapia individuale di coppia o fare degli incontri di gruppo. Queste sono attività che vengono svolte nel nostro centro e anche da alcuni collaboratori e colleghi anche da remoto, perché alcune attività, ad esempio alcuni gruppi che facciamo, vengono condotti, diciamo, da remoto, online. Quindi facciamo psicoterapia individuale, valutazioni, colloqui di sostegno, orientamento e counseling e alcuni gruppi. Questi sono alcuni, per fare degli esempi. Questi sono i nostri contatti principali. Se voi volete avere indicazioni, potete visitare il sito, potete telefonare, potete scrivere alla segreteria. Troverete qui un gruppo di professionisti di formazione prevalentemente cognitiva per quelli che fanno riferimento al centro clinico e alla scuola, però abbiamo anche contatti con altri colleghi di altre formazioni che appunto ci permettono di dare una risposta anche più ampia alle richieste. Ecco, questo per me. Io ho concluso, ora lascio la parola ai colleghi e a Riccardo che ci introdurranno in un argomento molto interessante e piacevole. Su tutte le indicazioni, appunto, avete visto, potete scrivere in chat e poi avrete risposte probabilmente al termine del webinar. Esatto, Vi ringrazio, esatto. buona serata a tutti e buon Grazie, lavoro. grazie, grazie mille. Ecco. Ok, allora c'era subito una domanda che serve rispondere subito, che riguarda gli appunti o mandare le slide. Per chi vuole questo materiale può scrivere all'email, insomma, del centro e le possiamo, insomma, fornire tranquillamente. Non ci sono problemi. Dunque, io faccio partire anche la nostra presentazione.
Ok, si vede bene? Abbastanza grande, ingrandisco lo schermo. Che dici? Vediamo. Stavo guardando se dicono che vada bene. Ok. Quindi può andare bene. Benissimo. Ok, Allora, perfetto. sì, ci presentiamo un attimo anche io e te prima di iniziare. Che Esatto. dici? Ci presentiamo un po' Vai. velocemente. Allora, io sono Irene Rossi, sono una psicologa e sto frequentando l'ultimo anno della scuola di psicoterapia cognitivo-comportamentale APC di Verona. Diciamo che la mia attività formativa l'ho svolta principalmente al centro di salute mentale o a Padova, anche a Milano, in provincia di Venezia. E ho avuto la possibilità quindi di occuparmi di famiglie, di seguire pazienti, insomma, individualmente e anche di condurre dei gruppi. Uno tra tutti è stato anche proprio un training assertivo. E da quest'anno collaboro appunto col Centro Clinico di Mestre di Studi Cognitivi e svolgo la mia attività clinica anche però nel privato a Padova, ad Olo in provincia di Venezia e online. Ok, mentre io sono Riccardo Votodoro e anch'io sono laureato a Padova, psicologia clinica e anch'io faccio parte di studi cognitivi, sono all'ultimo anno di specializzazione e collaboro col centro clinico. La mia formazione professionale è partita occupandomi di contesti sociali molto gravemente disagiati, dai richiedenti asilo alle persone senza dimora, proprio nell'affrontare insieme le questioni psicologiche, quindi la sofferenza psicologica dovuta a queste condizioni. Adesso però ricevo anche a Padova, al Centro Clinico di Mestre, online, collaboro con il servizio universitario per gli studenti stranieri dell'Università di Padova, faccio parte dell'equipe della consulenza telefonica di studi cognitivi e gestisco due progetti di divulgazione social, la mia pagina su Instagram e un progetto invece con altre colleghe di orientamenti diversi, psicologhe e psicologi sul divano. Detto questo, entriamo nel vivo del nostro argomento e quindi direi che possiamo iniziare. Cosa dici Riccardo? Cambiamo la slide, procediamo con la presentazione. Cioè, capisco che vuoi farti conoscere, però sai, dovremmo anche, insomma, no? Tenere un webinar adesso. Sì, scusa, no, un attimo. Scusa, ma c'è No, un... No, vabbè, Riccardo, cioè, sai che mi fai arrabbiare quando fai così, davvero? Sei sempre così. Di solito me ne ma... frega, di solito c'è il trone, guarda che confusione. No, non è... mi dispiace, è che c'è il computer un pochettino... Sì, certo, il Ok. computer. Classico, come al solito trovi scuse, dai, non ti assumi mai la tua responsabilità. No, Sto pensando, ce la facciamo. un attimo, sto andando in panico. Ok. Era un esempio. Questo non è un esempio, facciamo subito una domanda. Allora, se secondo voi o io o Irene siamo stati assertivi, per quello che ne sapete dell'assertività, e non vi spoileriamo con la definizione. Secondo voi siamo stati assertivi o no? Chi in caso dei due lo è stato di più o chi di meno? Se volete già scrivercelo qui nelle domande, Irene tiene d'occhio le risposte, Vedo che vediamo. stanno già dando delle risposte. Infatti, ho scritto: Bravi, avete reso l'idea. Irene, no, non assertiva. Quindi io aggressiva e tu, Riccardo, passivo. Ci stanno scrivendo questo. Ok, scopriremo man mano, utilizzeremo questo esempio più avanti e poi fateci sapere se siamo abbastanza bravi anche a recitare. Man mano la carriera da Esatto, psicoterapeuta. cambiamo. Esatto. Ok, allora adesso entriamo più seriamente. L'assertività, che è l'argomento di oggi, è la capacità di esprimere in modo chiaro ed efficace le nostre emozioni, le nostre opinioni, il nostro punto di vista, senza però mettere in atto un comportamento di prevaricazione nei confronti del nostro interlocutore, oppure di lasciare l'altro
che ci prevarichi. Nell'esempio che abbiamo appena fatto ci sono già subito un elemento in cui c'è invece un tentativo di prevaricazione e un'altra persona che invece si lascia criticare. In quello che ha detto Irene prima, nell'esempio, possiamo individuare una chiarezza, no? È stata abbastanza chiara nell'esprimere le sue opinioni in quel momento, la sua opinione nei miei confronti e le sue emozioni. Sai che mi fai arrabbiare, sei il solito incapace, insomma, che non è affidabile, che non sa fare bene le sue cose. Questo però non implica il fatto che lei sia stata chiara nel descrivere come stava, non implica il fatto che sia stata assertiva, perché l'assertività non è dire tutto quello che si pensa senza pensare alle conseguenze, ma anzi è poter dire in maniera costruttiva quello che si pensa senza prevaricare. Il comportamento assertivo quindi deve avere un chiaro scopo e deve essere relativo al contesto. Sicuramente la critica che Irene mi ha mosso nell'esempio di prima è fuori dal contesto, sia relazionale perché siamo due colleghi, ma anche perché c'è un pubblico che ci sta ascoltando, che ci sta guardando e quindi questo tipo di scambio non è plausibile che sia, insomma, che si possa svolgere in questo contesto. Anche se l'obiettivo di Irene era quello di cercare di fare bella figura, io insomma stavo gestendo male le schede, le slide, mi ero un po' impanicato, non ha rispettato questo suo obiettivo, perché criticare in maniera così eccessiva, in maniera così sfacciata, non è sicuramente, non l'aiuta a raggiungere l'obiettivo di fare bella figura. Ma non c'è solo Irene che non è stata assertiva, anche io non lo sono stato, perché ho messo in atto un atteggiamento invece di sottomissione. Ho chiesto scusa, mi sono perso ancora di più, mi sono fatto influenzare dai suoi commenti, dal suo modo di fare, quindi non sono stato assertivo neanche io. Per fare un altro esempio, quindi staccarci anche un po' da questo esempio, una cosa più pratica potrebbe essere: un'amica mi chiede di andare al cinema, però io non ho voglia di andare al cinema. In base al contesto io potrei sentirmi libero di dire alla mia amica: guarda, sinceramente non voglio andare al cinema, vorrei andare al pub. In una vita immaginaria queste cose si possono fare. Vorrei andare al pub. Però piuttosto che deludere l'amica o piuttosto che creare un piccolo contrasto, dico: ma sì, andiamo. Allora, il mio obiettivo non l'ho assolutamente rispettato, perché il mio obiettivo era andare al pub. E soprattutto non ho rispettato il contesto relazionale. Tra due amici ci si può dire anche quali sono liberamente, quali sono i nostri desideri e le nostre, quello che insomma ci va di fare. Vediamo un po' più nel dettaglio, quindi questo comportamento assertivo è un'onesta espressione dei nostri bisogni, dei nostri desideri, emozioni ed opinioni, l'abbiamo detto, però deve essere adeguato e coerente alla situazione specifica. Quindi quello che è successo tra me e Irene non rientra in un comportamento assertivo né dalla mia parte né dalla sua. Quello che può capitare tra due amici, altrettanto, se io ti chiedo di andare al cinema, tu non hai voglia e mi dici di sì, quello non è assertività. Appunto perché manca un altro elemento, senza provare imbarazzo, senso di colpa o rabbia. Irene ha provato rabbia, io ho provato imbarazzo e anche senso di colpa. Quindi c'erano tutte queste emozioni che non dovrebbero starci all'interno di un comportamento assertivo. Quando io dico di no. Oh, anzi, quando io dico sì, dai, andiamo al cinema, anche se vorrei andare al pub, ci può stare che io lo faccio perché voglio fare contento un mio amico, ok? Non è che dobbiamo per forza impuntarci, no, io non ci voglio andare, quindi non ci vengo. No, possiamo anche far contento un amico e per una volta non rispettare, insomma, l'idea che avevamo noi della serata, per esempio. E ci sta anche provare un pochettino di fastidio, potrebbe essere un po' di imbarazzo o comunque altre emozioni di un lieve disagio. Questo ci può stare assolutamente. Si può essere comunque assertivi anche provando questo genere di emozioni. E
e comunque tenere sempre in mente il nostro obiettivo, che può essere comunicato anche se poi ci rendiamo conto che potremmo anche non metterlo in pratica. Vediamo tutte quelle situazioni, quindi allarghiamo ancora di più i nostri esempi per vedere quali sono tutte quelle situazioni che mettono alla prova la nostra capacità assertiva. Perché ce la possiamo immaginare anche come dei livelli, no? Non è che io sono assertivo o non lo sono, posso essere più o meno assertivo in base a quanto sono abile o quanto uso spesso questa tecnica di comunicazione, questa capacità di comunicazione. Alcune situazioni possono mettermi più in difficoltà, altre invece potrebbero essere più semplici. Per esempio, presentare il proprio punto di vista. Quante volte ci è capitato, soprattutto per chi fa magari dei lavori d'équipe, oppure chi lavora in una squadra, in un team, di avere un'idea su quello di cui si sta discutendo, ma temere il giudizio, oppure temere che la nostra idea non è abbastanza valida, e quindi presentare il nostro punto di vista, anche se magari in realtà è un'idea geniale, poi ce la teniamo per sé. Ecco. Per esempio, Irene, siamo psicologi, ci capita molto spesso di comunicare o lavorare in equipe, può capitare anche nel nostro contesto, anche se siamo psicologi non vuol dire che siamo sempre assertivi, che magari una visione di una certa cosa ci crea un pochettino di imbarazzo oppure un po' di problemi e non lo riusciamo a comunicare. Ovviamente presentare il nostro punto di vista è una cosa poi in realtà anche abbastanza semplice. Presentare il nostro disaccordo su una cosa è ancora più difficile. Già solo al pensarci di dire ad un professionista di pari grado, magari di grado più elevato, di dire che si è in disaccordo. Ecco, la comunicazione assertiva ci può aiutare invece di esprimere un disaccordo anche nei confronti di una persona che è di un rango, magari nel posto di lavoro, di rango più alto. E anzi potrebbe essere apprezzato dai nostri colleghi o collaboratori. Anche fare delle richieste, chiedere un favore. Ci sarà sicuramente capitato una volta di chiedere ad un collega: sono indietro col lavoro, mi puoi aiutare ad alleggerire questa procedura? Sapendo che il collega ha le sue cose da smazzarsi, che è magari stressato, e quindi piuttosto che chiedere, fare una richiesta di questo tipo, ci teniamo tutto lo stress lavorativo e andiamo avanti come se non ci fosse un domani. Oppure, ancora peggio, chiedere soldi. Quanto è difficile chiedere ad un amico in prestito dei soldi, fare delle richieste. Oppure, quando un nostro amico, un nostro collega ci chiede un favore, quanto è difficile dire di no. E dire, no, mi dispiace, ma io non lo posso fare, no, comunque dare una giustificazione. O comunque dire di no e basta. È un nostro diritto, come diritto anche dell'altra persona, di chiedere un favore ad un amico o un collega. Ecco, dicevamo prima il punto di vista, il disaccordo, la critica costruttiva, sono tutte cose abbastanza messe insieme. Se uno degli aspetti della nostra vita in cui è più difficile essere assertivi, probabilmente è il mondo del lavoro. Molto spesso anche in famiglia, con i nostri genitori, oppure con dei fratelli più grandi o più piccoli, oppure con gli amici o col proprio partner, e anche questo è difficile. Però diciamo che il luogo in cui più difficilmente si riesce ad essere assertivi e sentirsi liberi di poter esprimere è quando sì, conosciamo le persone, ma non c'è un reale legame profondo come può accadere al lavoro. Anche ricevere una critica può farci arrabbiare. Può farci arrabbiare, può farci sentire in colpa, o ci può imbarazzare, e quindi, come per esempio è avvenuto prima nell'esempio precedente, più la critica è mossa in maniera poco assertiva, più difficile sarà per me essere assertivo e accettarla senza sentirmi in imbarazzo, sentirmi in colpa, come è capitato con l'esempio che abbiamo fatto io e Irene all'inizio. Anche fare e ricevere i complimenti. A volte fare i complimenti ci fa sentire
non lo so, potrebbe ci imbarazza perché? Perché magari ci fa sentire deboli se ci complimentiamo con un amico, ci complimentiamo con un collega, oppure magari l'altra persona può pensare che ho dei secondi fini, e quindi molto spesso, anche se fare complimenti è una cosa bella che fortifica i rapporti, però proprio perché non siamo assertivi e non li sappiamo fare, ci limitiamo. Oppure anche riceverli, chissà cosa vuol dire, perché mi ha fatto quel complimento, ma io mi imbarazzo, ho l'attenzione di tutti addosso, oppure dei complimenti indesiderati, quando ci danno fastidio per un motivo particolare, dire di no o rifiutarli è anche in questo caso complesso e mette alla a dura prova le nostre capacità comunicative. L'assertività ci aiuta infine ad esprimere e a gestire le nostre emozioni, come abbiamo visto per chi ci ha seguito anche nel webinar di dicembre, che abbiamo parlato di regolazione emotiva, e la regolazione e l'espressione delle emozioni nei confronti degli altri richiede una capacità di riconoscerle, regolarle e appunto comunicarle agli altri in maniera costruttiva. E infine, la madre di tutte le prove per la nostra assertività, che è proprio l'argomento che adesso Irene ci accompagnerà ancora più in profondità nella gestione di un conflitto. Quante volte ci è capitato di mettere insieme tutte le cose che abbiamo detto prima e finire per litigare, per discutere, non capirsi, oppure in maniera più passiva non rivolgersi la parola per giorni con una persona cara, un collega, un parente, un amico e così via. Questo conflitto poteva essere evitato oppure no. Quando non può essere evitato, ci sono delle tecniche, delle capacità di comunicazione che ci aiutano a gestirlo. Adesso io passo la parola a Irene, che ci accompagna proprio in questo discorso. Esatto. Allora, quindi Riccardo ci ha proprio introdotto il concetto di assertività, quindi spiegandoci un po' meglio cosa essa sia e che in quale situazione, diciamo, ci può essere utile. Quindi a questo punto riusciamo a capire meglio a cosa ci serve essere assertivi. L'assertività infatti è un grande aiuto per migliorare le relazioni sociali, soprattutto nei contesti, come già ci spiegava Riccardo, in cui è frequente che le relazioni siano conflittuali e le nostre esigenze siano in contrasto con quelle altrui, come ad esempio quindi nei rapporti interpersonali lavorativi e soprattutto in quelle situazioni in cui si lavora in gruppo o in equip, dove quindi è richiesto di trovare spesso degli accordi tra tanti punti di vista differenti. Quindi si tratta di un approccio che ci permette di gestire in modo costruttivo le relazioni interpersonali, dove i conflitti sono inevitabili, sono all'ordine del giorno. Pensare di non entrare mai in conflitto con nessuno è abbastanza irrealistico. Scusate, mi fermo un attimo perché sto vedendo nel frattempo che ci stanno scrivendo che si sente male purtroppo. Allora, audio, un po' sì. Cerco di risolvere, nel senso che la connessione è al meglio. Magari delle cuffiette ce le hai? Provo a vedere se ho qualcosa qua a portata di mano, però temo di non averne qui. E provo ad avvicinarmi un po' allora al computer, quindi magari mi perdete un attimo di vista, ma magari mi avvicino meglio al microfono, vediamo se può andare bene. Quindi messa in questa posizione, che non è proprio bella da vedere, si sente un po' meglio? Sembra di sì, direi di sì. Ok, perfetto. Allora è proprio il mio microfono del PC che deve essere messo in una situazione, in una posizione un po' strana, quindi continuo a parlare da qui. Okay. Va bene, allora, a questo punto cerchiamo di approfondire insieme un po' meglio il concetto di conflitto. Quindi, da dove nasce un conflitto? Allora, un conflitto nasce dal modo in cui ognuno cerca di soddisfare i propri bisogni e spesso le persone si trovano in conflitto tra di loro proprio perché non riescono a comunicarli in maniera efficace. Quindi è molto importante e utile imparare a farlo, perché il modo in cui affrontiamo i conflitti è proprio determinante per innanzitutto il nostro benessere individuale, ma anche per la nostra sfera sociale. Per rendere efficiente e piacevole anche il lavoro, quindi se ci troviamo a lavorare magari in equip, appunto come dicevamo prima, con un gruppo, e anche per realizzare una società più giusta ed equilibrata. Qui
Quindi abbiamo fatto riferimento al conflitto come ad una situazione in cui l'assertività può essere di fondamentale importanza per aiutarci a gestirlo e a risolverlo, evitando dunque che aumenti di intensità e arrivi al suo apice. Infatti un conflitto si sviluppa proprio in varie fasi, no? Che ne spiegano l'escalation dell'intensità. Allora, inizialmente ci si trova in una fase di tensione, in cui le parti coinvolte nel conflitto presentano diverse opinioni, che si cristallizzano in punti di vista contrapposti. Le parti coinvolte non riescono a spostarsi dal proprio punto di vista, non riescono a prendere in considerazione il punto di vista dell'altra parte. Cerchiamo di fare un esempio. Pensiamo ad una mamma con un figlio adolescente, no? Che vorrebbe, ad esempio, che il figlio tenesse in ordine la sua camera e il suo armadio tutti i giorni, mentre il figlio non sembra essere interessato a farlo. Presentano proprio due posizioni differenti e non sembrano disposti a prendere in considerazione punto di vista dell'altro. Mi fermo un attimo ancora perché continuo a leggere che si sente male purtroppo. Cosa possiamo fare quindi? Cerco di fare allora un'altra cosa, provo a cambiare connessione un attimo, ci fermiamo un secondino. Ok. Cerco di provare a spostarmi dal wifi ad un'altra connessione. Va bene. Io cosa faccio nel frattempo? Provo a leggere qualche domanda? Se vuoi va bene. Suggerisco che consumo altre persone, sono un quotidiano smanettone. Stavo cercando appunto di leggere anch'io un po' cosa dicevano. C'è qualcuno che dice che sente benissimo, mi consola questa cosa, ma mi sa che sono pochi. Si continua a sentire male? Chiedo. Alcuni benissimo, alcuni a scatti. Ok, allora io provo a cambiarmi di spostarmi di connessione. Ok, ti stacchi e rientri, come cosa fai? Non ho assolutamente idea di cosa accadrà effettivamente, nel senso che non so se salterà tutto. Proviamo a vedere cosa. Sta frontale e ferma, si riesce a sentire meglio. No, mi dispiace davvero questi... Il bello della diretta. Va a momenti. Sì, diciamo che è un po' a momenti. Sono frasi in cui è tutto fluido, altre in cui è un po' più a scatto. Ok. Diciamo che riprovo, non anche perché sono diventata host nel frattempo, quindi non vorrei che staccandomi saltasse tutto. Ok, dai, allora proviamo... Io provo, cerco di parlare piano. Ferma e piano. Ok, quindi avevamo appena spiegato la prima fase, no? Quindi la fase di tensione. Successivamente si passa alla fase di polarizzazione, dove non si cerca una soluzione attraverso la comunicazione, ma semplicemente un margine di vantaggio sull'altro, portando a sé un proprio vantaggio usando diverse modalità, insistendo ad esempio che questo è il modo in cui bisogna fare, ricorrendo magari anche all'appoggio di altre fonti credibili o autoritarie, dicendo dunque che anche Tizio l'ha detto, oppure distorcendo il ragionamento altrui a proprio favore. Riprendendo l'esempio di prima, magari la mamma cerca di convincere il figlio, dicendo che anche i figli delle sue amiche riordinano tutti i giorni, o citando magari articoli letti in qualche rivista che spiegano l'importanza per il benessere di vivere e riposare in una stanza pulita e ordinata. Mentre il figlio porterà esempi esattamente opposti che possano portare acqua al suo mulino. Tutto ciò però non fa altro che aumentare la pressione, anche perché gli scambi verbali non portano ad alcun risultato e gli attori coinvolti nel conflitto agiscono in modo unilaterale, senza quindi più cercare di persuadere l'altro, ma perseguendo autonomamente i propri fini. Dunque la mamma metterà in atto magari delle strategie, far sì che il figlio possa sistemare la camera, mentre il figlio continuerà a non farlo senza più cercare di convincere l'altro a cambiare posizione. Scusatemi, ma... Ok, io faccio anche quest'altra prova. Tolgo il video. Vediamo se così può sentirsi meglio. Mi sembra di no. Prova a parlare.
Facciamo una prova, mamma, che è molto faticoso, ma ci proviamo. Ok. Quindi stavamo appunto dicendo che da adesso in poi, no, nel conflitto si vuole solo vincere e non perdere. E per far questo si mettono in atto diverse strategie. Si possono quindi ricercare alleati o comunque supporto altrui, ad esempio, poi si può anche glorificare proprio se stessi, deumanizzare il nemico. Quindi magari, riprendendo sempre l'esempio di prima, il figlio cercherà il supporto del fratello o della nonna, ad esempio, mentre la madre potrà invece cercare il supporto del padre. In questa fase vengono intaccati i bisogni fondamentali della dignità e del riconoscimento della controparte. Stiamo perdendo, Irene. Penso anche peggio di prima. Mamma mia, incredibile. Per me sì. Ok, mi dispiace molto, ma non so come trovare altre soluzioni. Ok, va bene, mi assento un attimo e cerco delle cuffie a questo punto, provo a vedere se qua ho delle cuffie per il telefono. Ok, io provo Ok, a perché qua tenere. alcuni dicono ok, alcuni dicono che si sente, altri dicono che non si sente, quindi è un po'... Va bene, ok, mettiamo un attimo, faccio un attimo una pausa, Riccardo. Casomai, se intanto vuoi appunto vedere se ci Va bene. sono, io cerco, attorno subito. Ok. Dunque, vediamo un po', ritorno indietro con tutta la chat. Ok, sto leggendo i messaggi della nostra recita iniziale, la nostra simulata. Ok. Dunque, grazie per i due esempi iniziali, ai quali aggiungo che spesso un atteggiamento non assertivo è accompagnato, oltre a quanto da voi giustamente detto, da alzare il tono di voce oppure insensati silenzi. Quanto detto è frutto di esperienze vissute e di gran lavoro che faccio su me stesso per mantenere invece l'autocontrollo e dire comunque la mia confermezza. Assolutamente sì, infatti ne parleremo. Ci sono poi tutti i correlati fisiologici e la comunicazione, che non è solo verbale, ma è anche non verbale, nell'espressione delle proprie emozioni. Ne abbiamo parlato in maniera molto approfondita nel webinar di dicembre sulle emozioni, anche oggi comunque ne parleremo. Infatti comunicare efficacemente, comunicare in maniera assertiva significa anche gestire bene il nostro tono di voce, la posizione nel corpo, nello spazio e nella posizione nei confronti dell'altra persona, ma comunque lo diremo più avanti. Anche ricevere un complimento può essere fonte di imbarazzo, a me succede spesso, infatti era nella lista delle cose che abbiamo individuato come situazioni che mettono più a disagio e che possono, insomma, mettere a dura prova la nostra assertività. Poi qui ci chiediamo sempre perché, che cosa mi viene in mente, cosa penso quando ricevo un complimento, per capire perché ci sentiamo in imbarazzo. Poi tutti i messaggi di come si sente, alcuni ci danno ragione su qualcosa. Io nel frattempo sono tornata. Purtroppo Non hai trovato le cuffie. no, sono in studio e pensavo di averne lasciate, ma niente. Ok. Se qualcuno sa dove ti trovi e ti vuole venire a portare delle cuffie, senza dire l'indirizzo, però. Sarebbe molto bello, ma continuate a sentirmi molto male. Facciamo un'altra prova. Ma allora, secondo me si sente male, ma non è completamente incomprensibile. Bisogna fare un po' più di attenzione. Quindi, se abbiamo la giusta pazienza per seguirti, Grazie mille, portate comunque fare. pazienza, ma davvero, stupisce Ok. anche a me questa cosa. Adesso che sei tornata, pare che funziona. Poi quando inizi a parlare delle Sì, parti infatti. tecniche. Forse, non so, va bene, dai, ci riproviamo, ci Ok, io riproviamo. ritorno alla condivisione dello schermo. Perfetto. Eravamo arrivati qua.
Esatto, quindi avevamo appunto detto che, riprendo un attimino, no, sul fatto che appunto si sposta, diciamo, l'attenzione a questo punto del conflitto dal problema alla persona. È infatti l'altra persona che costituisce il problema a tutti gli effetti. Quindi la madre potrà arrivare a criticare pesantemente il figlio, la sua persona, non le sue azioni. Ed il figlio a sua volta potrà essere aggressivo verbalmente con il genitore, con lo scopo proprio di attaccarlo ed umiliarlo. In questa situazione, che è vissuta quindi come molto pericolosa, perché vengono attaccati i propri bisogni, si usa quindi la strategia della minaccia. Ossia viene dato un ultimatum all'avversario del tipo altrimenti ti faccio vedere io. C'è una frase che da figlio, da genitori può non risultarci poi così nuova. Dalla minaccia si può poi passare alla violenza aperta. Le parti non intravedono una soluzione al problema che preveda spazio per l'altro. La comunicazione a questo punto è totalmente interrotta. In questa fase, detta di distruzione, iniziano proprio gli atti di sabotaggio. Le parti mettono in conto di subire delle perdite pur di infliggere delle sofferenze all'avversario, fino proprio ad arrivare all'apice del conflitto, cioè la fase di distruzione reciproca, dove si prende pure in considerazione a questo punto l'autodistruzione, a patto che questa implichi e comporti la distruzione dell'altro. Ecco, forse nell'esempio che abbiamo descritto fino ad adesso, quindi di madre e figlio, no, che discutono per sistemare la camera, è raro che magari si possa arrivare a questa fase del conflitto. Ma comunque possono esserci delle situazioni fortemente conflittuali tra genitori e figlio, anche tra partner, dove si è disposti anche a rimetterci, no, noi stessi un pochino, pur di avere ragione, pur di averla vinta sull'altro. Quindi, arrivati a questo punto, cerchiamo di capire un po' meglio allora come si può gestire il conflitto. Esistono vari modi. Si può usare un modo di gestione autoritario, che è un metodo che prevede la mia vittoria sull'altro, che risulta perdente. Quindi io vinco, tu perdi. Oppure si può mettere in atto il permissivismo, dove si preferisce lasciare la vittoria all'altro, accettando la sconfitta. Quindi io perdo, tu vinci. Infine, si può utilizzare il metodo senza perdenti, che prevede proprio che le parti che agiscono il conflitto possano collaborare tra di loro e contribuire alla sua risoluzione, trovando una proposta che possa essere, diciamo, accettabile per tutte e due le parti, dove quindi nessuna delle due debba subire il potere e l'autorità dell'altra. Ma come funziona più nel dettaglio questo metodo? Allora, intanto si parte identificando e definendo il conflitto in termini di bisogni. Ci si prende quindi del tempo per capire che cosa sta succedendo. Il problema viene quindi definito come un conflitto di esigenze e non con delle soluzioni competitive. Vengono usate anche frasi in prima persona per esprimersi, per esprimere il proprio bisogno, le proprie esigenze, e si utilizza anche la riformulazione di ciò che l'altro ha espresso. Questo è proprio, diciamo, uno strumento, no, di ascolto comprensivo che riflette quello che l'altro ha detto. Successivamente si lasciano emergere tutte le possibili soluzioni, e qui può essere molto utile la tecnica del brainstorming. Si valutano poi insieme le soluzioni emerse e si sceglie quella più conveniente ed accettabile che soddisfi entrambe le parti. A questo punto si programma e si mette in atto la decisione, stabilendo quindi ruoli, mansioni, tempi. Infine, si prevede anche di rivalutare, diciamo, la decisione in un secondo momento, se magari si è visto che non è la migliore. E quindi si può decidere una nuova soluzione che possa essere più soddisfacente per entrambe le parti. Quindi la risoluzione dei conflitti attraverso questo metodo risulta proprio un processo di problem solving, che si attua attraverso i principi di partecipazione, negoziazione e responsabilità condivisa. Allora, queste tre modalità appena descritte di risoluzione dei conflitti sono tipiche di chi adotta uno stile prevalentemente aggressivo, passivo e assertivo. Allora, lo stile aggressivo lo colleghiamo all'autoritarismo, quello passivo al permissivismo e quello assertivo al metodo senza perdenti. Quindi definiamo ancora più precisamente questi tre stili comunicativi e questi tre comportamenti. Allora, il comportamento aggressivo è tipico di quando si tenta di soddisfare solo i propri bisogni, prevaricando gli altri,
imponendosi, lasciando agli altri poco spazio. È tipico di chi ritiene di essere sempre nel giusto, di chi tende a giudicare gli altri, a criticarli. Si addossa quindi agli altri anche la responsabilità dei propri errori. Si è irremovibili rispetto alle proprie posizioni e non ci si interessa agli altri. Non si rispettano i loro bisogni, opinioni, desideri ed emozioni. Quindi l'obiettivo generale di una persona che mette in atto un comportamento aggressivo è quello di averla vinta a tutti i costi. Quindi all'inizio del webinar io ho avuto con Riccardo, come abbiamo già detto, un comportamento aggressivo, perché l'ho criticato, l'ho giudicato duramente, senza lasciargli neanche troppo spazio di ribattere, senza interessarmi dei suoi pensieri e delle sue opinioni. In una situazione quindi di conflitto, l'altra parte che avrà a che fare con una persona aggressiva si potrà sentire inibita e spaventata, reagendo quindi in maniera passiva e lasciandosi in qualche modo sottomettere, come ha fatto magari in questo caso Riccardo. Oppure un'altra reazione potrà essere quella di provare rabbia e rispondere a sua volta in maniera aggressiva, visto che spesso l'aggressività chiama aggressività. Il comportamento passivo invece è tipico di quando si è incapaci di esprimere le proprie opinioni o i propri sentimenti. Si ritengono gli altri migliori di se stessi, si teme il giudizio degli altri, si fa fatica a rifiutare le richieste, si tende a sottomettersi al volere altrui e quindi a subire. Si fa proprio fatica a proporre delle iniziative, a prendere decisioni e pertanto difficilmente si riesce a soddisfare i propri bisogni e i propri desideri. Quindi in questo caso l'obiettivo di una persona che si comporta in maniera passiva è quello proprio di evitare ogni possibile conflitto, ridurre quindi anche l'ansia di esporsi, rimandare le decisioni, ottenere anche la benevolenza dell'interlocutore. Quindi Riccardo, per esempio, nella nostra scenetta ha adottato un comportamento di questo tipo, sottoponendosi quindi in un qualche modo alla mia volontà, subendo le mie accuse senza rispondere, per probabilmente cercare di ottenere la mia benevolenza e anche probabilmente per evitare di litigare davanti a tutti. Quindi inizialmente una persona di fronte ad un'altra persona che mette in atto un comportamento passivo potrà anche provare piacevolezza, però molto probabilmente a lungo andare potrà provare noia, antipatia, irritazione. Il comportamento assertivo infine invece è tipico proprio di chi sa riconoscere i propri diritti, quelli altrui, è pronto ad ascoltare il punto di vista dell'interlocutore, ad esprimere il proprio disaccordo in caso, rispettando però l'altro. Sa esprimersi quindi senza giudicare, senza dominare, umiliare o manipolare, e usa la negoziazione per affrontare e risolvere i conflitti interpersonali, senza pretendere che gli altri si comportino come fa piacere a lui. Quindi in questo caso l'obiettivo è quello proprio di migliorare le relazioni sociali, soprattutto in quei contesti, come dicevamo prima, in cui è frequente che le relazioni siano conflittuali e che le nostre esigenze e quelle delle altre persone siano in contrasto. Quindi diciamo che il comportamento assertivo è proprio il risultato di un atto desiderato, di un atto pensato, di una scelta consapevole. L'altra persona che si rapporta quindi ad una persona con uno stile assertivo si potrà sentire rispettata, proverà fiducia nell'altro, si renderà più volentieri disponibile e collaborativa, sarà più facile per lei aprirsi al dialogo ed adottare a sua volta modalità di comunicazione assertive. Quindi sempre riprendendo la scenetta iniziale, se io magari, non so, avessi atteso pazientemente i tempi di Riccardo, anche senza fargli notare nulla in questo caso, cioè anche il silenzio può essere assertivo a volte, probabilmente Riccardo quindi non si sarebbe sentito a disagio, in imbarazzo, criticato e si sarebbe magari accorto da solo che era arrivato il momento di procedere con la presentazione. Ecco, quindi diciamo che forse ci siamo un po' ripetuti, abbiamo spiegato ancora più approfonditamente anche in questo caso, no, un po' le caratteristiche del comportamento assertivo. Quindi adesso Riccardo lascio la parola a te sperando che tu si senta meglio, cioè ti riescano a sentire meglio di me. Sì, esatto. Allora, adesso proviamo ad immaginare un dialogo tra due persone che hanno diversi obiettivi, per esempio indicare
un malessere, indicare oppure voler fare una critica, oppure in qualche modo far notare all'altra persona che un certo tipo di comportamento li mette in difficoltà, in imbarazzo e così via. Quali sono gli elementi proprio poi concretamente che ci servono nella costruzione del nostro dialogo? Beh, innanzitutto è bene parlare in prima persona, quindi per esempio nell'escalation del conflitto abbiamo visto che uno dei passaggi è creare coalizioni, quindi cercare il consenso degli altri. Appunto, fa parte dell'escalation del conflitto, significa che non è assertivo, ma parlare in prima persona è una cosa che dà fastidio a me, è una cosa che mi crea problemi a me, quindi io mi sento in questo modo quando, oppure per me, questo comportamento non è corretto, non è rispettoso, oppure non è costruttivo. A mio avviso, potresti fare questo lavoro in un altro modo. Quindi parlare sempre in prima persona, io posso parlare per me, non per gli altri. Utilizzare dei verbi che indicano una responsabilità individuale e un'apertura. Quindi il devo è assolutamente abolito, il devi tu fare questa cosa è assolutamente abolito. Ma sarebbe meglio utilizzare mi piacerebbe, vorrei, mi aspetto questo comportamento, io penso che, quindi secondo me, credo, secondo me è più accettabile o sarebbe più accettabile che tu, non so, arrivassi più puntuale al lavoro o ai nostri appuntamenti. Dalla prima persona, cioè quando io esprimo in prima persona qualcosa che dà fastidio a me oppure una cosa che io vorrei che accadesse, quando poi propongo il cambiamento del comportamento, deve esserci un dovrebbe, con chi mi sono sbagliato, ho usato il devo, dovrebbe, potrebbe, sarebbe più auspicabile che ci fosse un incoraggiamento alla collaborazione. Cosa ne pensi se la prossima volta, che ne so, immaginiamo una cosa concreta. Io ed Irene abbiamo degli appuntamenti e Irene arriva in ritardo. Stavolta faccio io lo stronzo. Irene arriva in ritardo, mi infastidisce, mi sento non rispettato. Le opzioni che ho sono: Irene, che cavolo, ogni volta arrivi in ritardo, basta, non ne posso più. La prossima volta non mi presento io. Oppure dire: cara Irene, secondo me per me è importante che tu arrivassi puntuale ai nostri appuntamenti. Cosa ne pensi se la prossima volta scegliamo un orario che ti può essere più comodo per evitare che tu arrivi in ritardo? Questa è già una comunicazione più assertiva, un dialogo più assertivo. Sto chiedendo ad Irene di fare un favore per me, una cosa che per me è importante. Poi Irene, con la sua assertività, è libera di dire sì, va bene, ci proviamo, oppure dire no. Anche questo è possibile, anche questo è assertivo in caso, ma lo dovrebbe fare nella maniera giusta. Appunto, come dicevo prima, parliamo di fatti, di cose concrete. Io non giudico la persona in quanto tale. Irene, sei una ritardataria, sei una professionista non seria. Ok? Io non giudico la persona. Questo non è assolutamente assertivo. Io posso giudicare un comportamento, un fatto concreto. Sei arrivata in ritardo. Sicuramente non fare delle illazioni sul fatto che lei lo faccia apposta oppure che voglia mandare all'aria la nostra collaborazione oppure che lo fa per ripicca. Ecco, questo sicuramente noi non lo possiamo sapere, è una nostra interpretazione che può essere influenzata da talmente tanti fattori che è meglio non fare. E quindi parliamo di fatti e critichiamo un comportamento concreto. Arrivi in ritardo, oppure mi interrompi quando parliamo, oppure se adesso noi concludiamo questa presentazione, quando arriverà il momento, se la nostra discussione barra conflitto barra litigata che abbiamo avuto all'inizio io e Irene fosse reale, alla fine della nostra conversazione, Irene mi telefonerebbe e mi direbbe in maniera non assertiva:
sei sempre il solito, oppure se lo volesse fare in maniera, se non lo fai in maniera non assertiva, sarebbe un bis di quello che abbiamo già visto. Però se lo volesse fare in maniera assertiva, potrebbe dirmi: mi piacerebbe che tu facessi più attenzione quando abbiamo una presentazione, ci sono tante persone che ci seguono, perché per me è importante poter fare bella figura e che la presentazione sia fluida. Ha giudicato non me in quanto incapace, ha giudicato un mio comportamento che potevo essere, secondo lei, sono stato disattento oppure ero non focalizzato o non particolarmente preparato. E quindi anche in questo caso episodi specifici. Questa cosa di pensare ai fatti, ai comportamenti, agli episodi è molto utile tra i colleghi, ma secondo me è molto più utile tra fidanzati, tra partner, marito e moglie, genitori, in cui c'è la convivenza. E quindi il numero di episodi e di occasioni per mettere il ditino e fare la lezione su come si vive è molto più facile. E quindi invece se vogliamo che il nostro partner porti la spazzatura più spesso fuori, oppure che pulisca casa o che aiuti a montare quella mensola che abbiamo comprato all'IKEA l'anno scorso, probabilmente non dire sei inaffidabile, sei il solito, la solita che non fa mai niente in casa, chissà come sei cresciuto, e poi incominciare a fare a rimangare cose del passato. No, chiedere con calma, con rilassatezza, con assoluta fermezza, però, che quel comportamento, tutte quelle volte in cui lasci i calzini in giro per casa, per me è molto fastidioso e mi fa pensare che non rispetti il lavoro che faccio a casa, non rispetti il mio interesse o la mia sensibilità per l'igiene, per esempio, no? Quindi focalizzarsi bene sul comportamento, essere calmi e fermi però nella comunicazione, curare, come dicevamo prima, il tono di voce, guardare la persona negli occhi, se è possibile ovviamente. Ascolta Irene, ho bisogno di dirti una cosa. E possiamo anche dire, per me è difficile dirti questa cosa, però è importante, la possiamo affrontare insieme, e quindi costruire la frase con questi piccoli elementi che vi abbiamo suggerito, in modo da chiedere questa cosa all'altra persona. Ricordatevi quindi tutto l'aspetto non verbale. Non puntiamo il dito, non ci mettiamo in una posizione di aggressività, possiamo stare benissimo seduti dove siamo, non c'è manco bisogno che rendiamo questa comunicazione seria nella maggior parte delle volte, vieni, siediti qua perché dobbiamo fare il discorsetto. Si possono dire anche con calma, con serenità, nel nostro habitat più consono, più naturale, quello che ci fa sentire a nostro agio, e dire chiaramente, con fermezza, quello che vogliamo. Con questo io direi che abbiamo dato abbastanza suggerimenti per allenarvi a costruire un dialogo assertivo. Non è una cosa facile. Ci tengo a precisare che le prime volte potrebbe anche sembrarvi di non essere voi stessi o voi stesse, di sembrare degli automi nel fare questi discorsi, perché se non ci siamo abituati, costruire una frase con "per me è importante", un po' aprirsi anche all'emozione, "mi fa stare male, mi mette in ansia", oppure "io sono in ansia quando tu fai questa cosa", oppure "io mi sento triste quando metti in atto questo comportamento, mi arrabbio". Non è una cosa facile, e sforzarci all'inizio ci può far sentire un pochettino non esattamente noi stessi. Ci vuole allenamento. Il training, infatti, di assertività sono tra gli elementi più comuni nelle psicoterapie, insomma, la comunicazione non assertiva è tipica di diverse caratteristiche di personalità, di diverse difficoltà relazionali, e quindi in psicoterapia si fanno anche training di assertività. Ma adesso Irene ci descrive altre tre tecniche molto più specifiche, soprattutto quando
No, dimmi se ho ragione, quando riceviamo noi una critica o quando qualcuno non è assertivo con noi. Perché, esattamente. Come dicevamo prima, io posso metterci tutta l'assertività del mondo, ma non è detto che dall'altra parte abbia una persona assertiva. Esatto, quindi cosa fare in quei casi? Ok, vai. Esatto. Può non essere semplice. Mi riavvicino un attimo, quindi vedrete bene il mio faccione, sperando che si senta bene. Quindi esatto, proprio in questi casi possono esserci proprio di aiuto alcune tecniche che anche qui, come diceva appunto Riccardo, cioè vanno imparate con dell'allenamento. Ok, una di queste tecniche è la tecnica del disco rotto, che consiste nel ripetere con fermezza, quindi in modo calmo, tranquillo, la propria posizione, usando le stesse parole o parole simili. Quindi in cosa ci aiuta questa tecnica? Ci aiuta ad essere costanti, a non mollare, né a farci quindi deviare dall'altro. Permette poi, come dicevamo appunto, di ignorare le critiche manipolative. Ci aiuta a dire di no, in particolare in situazioni di insistenza altrui, no? E quindi riuscire anche a dire di no fa anche un po' crescere, no, la stima che abbiamo in noi stessi, ci permette di superare eventuali sensi di impotenza e ci permette anche di guadagnarci rispetto degli altri. Facciamo un esempio. Di fronte ad una richiesta pressante, per esempio di acquistare qualcosa che non ci interessa, possiamo proprio ripetere in modo calmo e fermo più o meno le stesse parole, cioè non sono interessato, grazie, non mi interessa, grazie, non è di mio interesse, non sono interessato. Sembra un po' strana, però è proprio una tecnica che viene impiegata per proprio riuscire anche, no, a dire di no, ci dà una mano a dire di no in maniera assertiva, mantenendo le nostre posizioni. Un'altra tecnica invece è quella dell'indagine negativa, che consiste proprio nel chiedere delle informazioni sulla critica che ci viene fatta, in modo da riuscire a capirla meglio e quindi diciamo a circostanziarla in maniera adeguata. Ad esempio, cosa possiamo dire? Mi puoi aiutare a capire meglio dove ho sbagliato? Oppure hai detto che non sono stato chiaro in questo punto. C'è qualcos'altro che secondo te non andava bene? Oppure, oltre a questi aspetti, ci sono altre cose che ritieni necessario che io modifichi? E questa, insomma, è un'altra tecnica che appunto ci può aiutare proprio quando ci viene mossa una critica. C'è poi la tecnica, come ultima, diciamo, tecnica che diamo come suggerimento, quella dell'affermazione o asserzione negativa, che consiste nel concordare su una critica che ci viene fatta su di noi, cioè quindi nell'ammettere, diciamo, i nostri errori e difetti, dimostrando che sappiamo accettarli. Quindi riguarda principalmente, diciamo, critiche però mosse a delle cose che ci riguardano, non ad aspetti generali. Ci può aiutare ad evitare di assumere una posizione difensiva. Aiuta anche ad accettarci maggiormente, aiuta anche l'altra persona a sfumare la rabbia e a smorzare quindi anche le critiche poco costruttive. Ad esempio, davanti appunto a questa critica, noi possiamo rispondere dicendo: è vero, spesso sono in ritardo, oppure hai ragione a dire che io molte volte arrivo tardi agli appuntamenti, oppure sì, io sono una persona che spesse volte fa tardi. Oppure proprio si può dire sì, mi riconosco in quello che hai detto di me. Ecco, quindi queste sono tre piccole tecniche, diciamo, non ci siamo dilungati troppo, perché sono proprio anche tecniche, no, che vengono appunto anche insegnate, come citava anche prima Riccardo, nei training, no, di assertività, che vengono appunto fatti spesso, no, in psicoterapia, e si possono anche proprio fare in gruppi. Molte volte appunto si può davvero lavorare bene sull'assertività facendo un training assertivo di gruppo, anche perché permette proprio, no, il confronto tra le persone, tra i partecipanti del gruppo, permette di fare tante simulate, quindi di fare tante scenette, tante prove per davvero esercitarsi poi a acquisire uno stile comunicativo assertivo. Esatto, come dicevamo prima, all'inizio sembra un po' innaturale parlare in questo modo, comunque riferirsi ad altre persone in questo modo. Il training, dato che è costruito principalmente da
facciamo sperimentiamoci, soprattutto quando è in gruppo, è molto, molto bello perché tra i componenti del gruppo c'è chi magari ha una modalità più aggressiva, chi ha una modalità più passiva e quindi si innescano bene tutte le dinamiche, però in un contesto protetto e moderato poi da esperti, da psicoterapeuti, e quindi è un'ottima occasione per mettersi alla prova e poter imparare a mettere in pratica questo tipo di comunicazione. Infatti, per chi è interessato eventualmente, nel nostro centro a Mestre è in programma l'organizzazione di gruppi per l'assertività, quindi se siete interessati potete scriverci e mandare eventualmente la vostra candidatura, poi quando ci saranno abbastanza candidature organizzeremo il gruppo. Quindi se siete interessati, visto che vi trovate anche qui in questo webinar, probabilmente vi interessa, potete scriverci. Adesso noi con la nostra parte più teorica abbiamo finito. Diamo spazio invece alle vostre domande, ai vostri dubbi, se insomma vi è venuto in mente qualche riflessione che volete condividere con noi, la leggiamo e ne la commentiamo insieme. Allora, Riccardo, io stavo già aprendo. Okay. Intanto ho visto una domanda, no, proprio tecnica, tra virgolette, nel senso che è stato chiesto se possiamo consigliare dei testi per psicologi che hanno proprio un taglio pratico per approfondire questi argomenti. Quindi, se volete, magari io qui ho in mente un libro, per esempio, quindi adesso ve lo comunico. Sì. Magari abbiamo comunque anche un'altra bibliografia, no, a disposizione, se volete ci scrivete dopo, manderemo una slide insomma dove ci sono i nostri contatti, quindi in caso scriveteci pure, noi poi vi giriamo tutte le informazioni insomma ulteriori che possono venirvi in mente. Per me è ottimo come libro, un libro che si intitola Assertività e Training Assertivo ed è di Francesca Baggio, dove appunto proprio per noi psicologi viene davvero spiegato molto bene il concetto di assertività e vengono anche dati molti suggerimenti per poter condurre un training assertivo. Bene. Ecco. Allora, io ho tolto un attimo la presentazione perché così per me è più agile leggere le domande, ma se serve mostrare qualcosa la rimettiamo. Ok. Ecco, infatti il migliore è quello della Baggio, vedo che stanno già appunto scrivendo. Ok, intanto torno su anch'io a leggere un po'. Allora, alcune le avevo lette. Ok. Ok, poi c'è tutta la parte di audio ed ero arrivato lì, quindi c'è Stefano che ci dice, di nuovo salve a tutti, io vi sento benissimo, okay. Riguardo alla rabbia e ai sensi di colpa e al far sentire una persona di aver fatto la parte del cattivo, io mal digerisco il pensiero di coloro che dicono, specie in famiglia, con insistenza ed espressione critica, nonché giudicante, i ragazzi bisogna spronarli, questa cosa crea una situazione di ordine e sottomissione. Sì, probabilmente si riferiva al momento in cui tu stavi, hai preso come esempio la comunicazione tra genitori e ragazzi, adolescenti, o comunque anche questo rapporto, no, di non parità si conserva anche in realtà oltre all'adolescenza con i nostri, con chi è più grande. E i ragazzi bisogna spronarli, sembra abbastanza aggressivo, no? Come comunicazione, cioè molto spesso non possiamo pensare che c'è un'unica modalità di affrontare un adolescente, un ragazzo, o ragazzo o ragazza ovviamente, bisogna calarlo poi nella personalità, nella sensibilità della persona individuale. Molto spesso si prendono come buone prassi delle cose che poi non funzionano con tutti. Qui ci siamo noi oggi praticamente focalizzati solo sulla comunicazione, quindi su quello che diciamo. Nei termini di aggressività, soprattutto quando c'è rabbia, molto spesso si utilizza anche la violenza fisica.
da questo messaggio di Stefano mi viene in mente appunto una riflessione sullo schiaffo, no? Lo schiaffo che educa, oppure la punizione di chiudere nella stanza, oppure vai a letto senza cena, insomma queste cose che si sentono tantissimo, queste sono delle prove di forza nella relazione, no? Io sono quello grande, io sono l'adulto e quindi decido io, anziché essere guida o esempio, decido io e quindi è più coercitivo. Sicuramente anche questo, anche per i genitori che faticano a comunicare o a muovere una critica costruttiva ai propri figli, un training di assertività può essere molto prezioso. Ho visto un'altra domanda. Nella terza tecnica ci si deve limitare a riconoscere il difetto senza giustificare come mai sono sempre in ritardo, ad esempio. Sì, diciamo che è proprio consigliato riconoscerlo, quindi ammettere, diciamo, l'errore, lo sbaglio, o comunque no, l'osservazione che ci è stata fatta, però non serve che ci giustifichiamo, perché magari anche no, cercare di apportare delle giustificazioni a volte non è, diciamo, propriamente assertivo, ma sembra quasi più una modalità passiva, no? Sembra quasi che ci dobbiamo proprio giustificare, ci sentiamo in colpa per qualcosa, quando in realtà, insomma, non basta magari semplicemente riconoscerlo e ammetterlo senza dover, no, trovare giustificazioni di sorta, ecco. Quindi sì, nella terza tecnica il suggerimento è proprio questo, quindi di riconoscerlo solo senza cercare di giustificarsi per quello. Posso dire una cosa molto provocatoria? Sì. Magari sono io che no, però ho paura. Alcuni messaggi sulla gestione dell'audio non è che sono stati proprio assertivissimi, No, ovviamente io non faccio accuse mirate perché non è bello, visto che solo noi possiamo leggere i nomi di chi ci ha scritto, però voglio dire, ecco, siete nel posto giusto. Beh, per no. Motivo. Perché, ecco, in alcuni casi forse non si è stati particolarmente assertivi o rispettosi. Invece ci sono stati molti altri che lo sono stati, per fortuna anche la maggior parte. Allora, come si inserisce in questo modello la casistica del passivo-aggressivo? Diciamo che è una situazione in cui si utilizzano entrambe le modalità, ma in un modo che non è che stiamo usando a volte un po' di passività, a volte un po' di aggressività, quindi siamo assertivi, no? Cioè stiamo davvero utilizzando entrambe le modalità, creando proprio, no, questa definizione di passivo-aggressivo, cioè magari si può essere addirittura, ne so, la stessa persona può adottare uno stile passivo con l'autorità. Quindi con qualcuno più in alto di noi, mettiamola così, mentre invece sempre la stessa persona può essere aggressiva con chi è più debole. Ok? Cioè, quindi in questo caso abbiamo entrambe queste caratteristiche comunicative, la stessa persona, che però variano a seconda di chi ha di fronte, no? Oppure spesso anche è tipico anche di chi magari no, non riesce appunto a fare una critica in maniera assertiva, molto spesso è più facile che venga fuori in maniera un po' passivo-aggressiva, no? Tipo, ad esempio, senza comunque comunicare effettivamente una cosa che abbiamo notato, però facendo quella mezza battutina, quella mezza frecciatina, no? Come per dire, per non dire, però facendo magari ben intuire all'altra persona, no? Che stiamo cercando di comunicargli questa cosa anche un po' in maniera manipolativa, forse. Quindi queste sono un po' più le caratteristiche del passivo-aggressivo che effettivamente, insomma, possiamo definire a sé. Ecco, comunque un comportamento che assume entrambi gli aspetti. Che ha bene in mente l'effetto che avrà nell'altra persona, però Esatto. cerca di, magari non se ne accorge, però muovo qualcosa a livello emotivo, quindi anche un po' subdolo. Sì, un po', esatto, un pochino, no, manipolativo, c'è cioè questa. Sì. Sì. E
possibile aver scritto in chat il titolo del testo sull'assertività? Scusa Riccardo, ma appunto avevo visto tanti che chiedevano il titolo, quindi magari lo scrivo intanto nel frattempo, lo Sì. scrivo qua in chat, spero si legga. Nel frattempo avevo trovato una domanda per me, Sì. se ho fatto pratica di assertività con i ragazzi stranieri, dato che ci ho lavorato per un po' di diverso tempo. Sì, assolutamente. È stato molto interessante fare un lavoro durante l'apprendimento della lingua italiana e nell'esprimere in maniera assertiva i propri bisogni, soprattutto in tutte quelle condizioni in cui di fronte si potevano trovare persone particolarmente aggressive o persone non esattamente accoglienti, ecco. Insegnare loro ad utilizzare il linguaggio, una lingua straniera italiana che stavano apprendendo e comunicarla nel modo più appropriato, nel senso appropriato sempre dal punto di vista culturale, attenzione, perché la modalità comunicativa molto spesso è influenzata dalla cultura di appartenenza, di provenienza. Per noi gesticolare, magari alzare il tono di voce non è visto come un comportamento aggressivo, in un'altra cultura invece assolutamente sì, per altre culture invece alzare tanto il tono di voce per dire anche cose no normali, naturali o non, ecco, non può risultare invece aggressivo quando per l'altro non lo è. Quindi è un po' aiutarli a tarare le aspettative delle persone che non conoscono e non comprendono la cultura di provenienza in base al contesto in cui si trovano. Quello che dicevamo all'inizio, no? Quindi avere in mente l'obiettivo e il contesto relazionale. Trarre bene queste due cose e con i ragazzi stranieri è stato, insomma, con le persone richiedenti asilo e con le persone senza dimora che invece affronteggiano altre problematiche, è stato utile, l'ho messo in pratica, ovviamente non necessariamente con tutti, ma per chi aveva una certa sensibilità da questo punto di vista. C'è un altro intervento, io sul luogo di lavoro mi sento messa da parte, mi arrabbio, quindi metto il muso, ma non dico nulla, perché mi vengono in mente solo risposte aggressive, ma così non risolvo nulla. Sì, perché mi viene da dire, mi viene da chiedere domande che ovviamente non avranno risposta perché non sentiamo dall'altra parte, però sei sicura che le risposte che darai sono veramente aggressive? O magari se tu tendenzialmente sei molto indietro, quindi molto passiva. Sbloccarti un pochettino ti fa sembrare innaturale, no? Quella sensazione di innaturalezza nell'esprimere le nostre opinioni, no? Tu dici di arrabbiarti, dipende, no? Se ti viene ovviamente voglia di spaccare qualcosa o di lanciare il computer sulla scrivania del collega, ovviamente sì, è aggressivo. Chiediti come mai preferisci tenere il muso, cioè cosa succede se le altre persone ti vedono arrabbiata a livello relazionale? Hai paura magari di essere giudicata, di perdere la relazione, di provocare altri problemi oppure problemi irrecuperabili? Ecco, sono tutte domande che puoi chiedere a te stessa e se riuscirai a trovare la domanda sei già a buon punto. Però ecco, queste sono molto comuni in psicoterapia, sono questioni molto molto comuni in psicoterapia. Leggo un'altra domanda. Essere assertivi quindi vuol dire cedere un pochino per andare incontro all'altro. Nel senso che si va incontro all'altro, nel senso che non si vuole prevaricare l'altro, no? Cedere un pochino, ok, però sempre senza farsi prevaricare. Cioè è molto importante considerare tenere a mente che noi abbiamo dei diritti e che anche gli altri hanno dei diritti, quindi dobbiamo riuscire, no, a trovare la maniera per rapportarci, per relazionarci, per comunicare, tenendo a mente i nostri diritti e tenendo anche a mente i diritti dell'altra persona. Che ne so, quindi io ho il diritto di poter chiedere un favore, ok? Di poter chiedere in prestito, che ne so, alla mia amica un bel vestito per un'occasione importante. Io ho il diritto di farlo, no? Con educazione,
discrezione, ovviamente, insomma, senza impormi, senza imporre la mia volontà. Tenendo però a mente che anche l'altra persona ha diritto a dirmi di no, se per lei magari no, quel vestito ha un significato importante, ha paura, magari possa essere rovinato, no? Quindi il suo diritto a dirmi di no, e quindi io a quel punto però no, mi trovo nella situazione in cui è corretto accettare il suo no. Ok, quindi in questo caso sì, magari sono andata incontro all'altro, tra virgolette, perché ho accettato di ricevere un no. Ecco, non so se insomma sia stato chiaro, diciamo, l'esempio, sì, però. C'è un'altra cosa interessante, perché io ho fatto l'esempio dei fidanzati, dei conviventi, quindi mi sento un po' responsabile di aver attivato queste riflessioni. Al mio ragazzo le mie affermazioni fanno effetto soltanto se mi arrabbio. Quando le esprimo assertivamente, è dentro per un orecchio, fuori dall'altro. È come se non desse peso se rimango tranquilla, perché non grave. Che fare in questi casi? Allora, dirlo assertivamente e allora, se litigate spesso su queste cose, probabilmente anche quando lei si arrabbia ha effetto una volta e poi non a lungo termine, quindi probabilmente neanche la modalità aggressiva è d'aiuto. Essere assertivamente, dirlo assertivamente implica anche, questo lo chiedo, il coinvolgimento emotivo, cioè dire quanto è importante per te veramente, quanto ti fa arrabbiare, ti fa star male. Come dicevamo prima, dall'altra parte però possiamo trovare persone che non sono assertive, che non hanno magari hanno il diritto anche di dire: per me questo non è un problema. Cioè, se litigate per esempio sull'ordine in casa, sulla pulizia, sono standard personali che abbiamo con noi stessi. E non possiamo obbligare le persone che vivono con noi a rispettare quegli standard se i loro standard sono diversi. Quindi forse la strada più semplice è accettare che avete standard di ordine e di pulizia diversi e quindi bisogna trovare un accordo. Però appunto l'accordo si trova insieme, non sono io che ti dico come devi fare, perché quello è aggressivo anche. Se io ti dico tu devi pulire così, ti sto un po' dando un opt-out, o così o niente. Invece ci sono molte altre opportunità, altre variabili, sfumature di questo comportamento che si può trovare invece una via di mezzo. Ovviamente queste sono tutte osservazioni, perché io mi immagino il contesto, ma potrebbero anche non essere assolutamente utili per il caso specifico, perché non sappiamo di più. Quindi prendete quello che vi diciamo sempre, no? Con le pinze. Quello che facciamo in terapia è molto diverso, oppure nei gruppi è molto diverso, perché si conosce molto di più il contesto, la persona, si decide effettivamente insieme se quel comportamento è ag davvero aggressivo, è davvero assertivo e così via. Come si fa ad essere assertivi con una persona aggressiva? Infatti è sempre, no, come dicevamo, non è semplice, nel senso che comunque spesso, no, se ci si trova di fronte ad una persona aggressiva che magari ci dice le cose con un tono molto acceso, è facile che magari ci venga da, no, contrattaccare allo stesso modo. E quindi diciamo che è proprio anche qui. Questione un po', no, di allenamento davvero, e ci sono appunto magari delle tecniche, tra virgolette, o proprio delle caratteristiche comunicative che ci permettono comunque, no, di riuscire ad esprimerci comunque, a far valere comunque la nostra volontà, i nostri diritti, però in maniera appunto aggressiva, senza cadere, no, nella stessa aggressività dell'altra persona. Non è semplice, però è da allenare. Mi ha fatto sorridere una persona che ci scrive sull'uso della grammatica, no? Quanto è importante avere una buona padronanza della grammatica. Non so se io ho fatto strafalcioni, ma Spero anche di no, con però in congiuntivi, effetti eccetera. sì, è vero. Ovviamente l'imperativo, no? Devi fare così, questo no, ma neanche su noi stessi. Io devo essere perfetto. Ecco, no. Costruire già una frase, insomma, fatta bene,
frase costruita correttamente può aiutare a comunicare poi l'aspetto emotivo. Ricordiamoci sempre che non è solo una costruzione di parole messe una dietro l'altra, ma è poi anche il senso emotivo che diamo a quello che stiamo dicendo, no? Alla comunicazione anche non verbale, come abbiamo detto, sono 50 e 50. Se io dico le cose in maniera assertiva, ma nel frattempo ho un coltello in mano, posso usare tutta la grammatica del mondo, ma non sono assertivo. Mm-hmm. Ho letto un'altra domanda. La comunicazione assertiva ha una qualche efficacia con persone che procrastinano, non collaborative, e quando richiamate alle loro mancanze alzano la voce oppure fanno la vittima? Allora, sicuramente può aiutare, perché comunque è una modalità, no, espressiva, che, come dicevamo prima, no, difficilmente potrà far sentire l'altra persona a disagio, come magari se ci relazionassimo a lei in maniera aggressiva, no? Quindi magari se ci relazioniamo a lei in maniera un po' più aggressiva, un po' più autoritaria, un po' più, insomma, aggressiva, diciamo proprio così, è facile che magari, no, possano rispondere alzando anche loro la voce, quindi rispondendo con la stessa aggressività, oppure appunto facendo la vittima, quindi in maniera passiva, no, subendo. Probabilmente relazionarsi a queste persone con una comunicazione più assertiva può probabilmente, no, essere d'aiuto, può forse suscitare meno probabilmente, no, reazioni di questo tipo. Probabilmente l'altra persona si potrà appunto sentire più accolta, più capita, e magari si aprirà maggiormente, si renderà maggiormente disponibile. Ecco. Ci viene chiesto anche una cosa molto specifica in caso di mobbing al lavoro, se usare l'assertività. Sicuramente può essere utile, però il mobbing è una situazione talmente complessa e multisfaccettata che richiede comunque un intervento specifico per il mobbing. Solo la vittima di mobbing, solo con l'assertività, potrebbe comunque non riuscire a smuoversi dalla trappola di quel contesto, quindi probabilmente necessiterebbe di un intervento un po' più mirato. Un esempio, secondo me, abbastanza tipico di chi si comporta in modo passivo-aggressivo: qualcuno, magari un collega, gli chiede di fare un compito per lui, invece di dire di no, accetta, ma fa male il compito. Ecco, potrebbe essere un comportamento passivo-aggressivo se appunto c'è intenzione, no, nel far male il compito. Cioè, se intenzionalmente facciamo male il compito dicendo ok, non ti dico di no, ma te la faccio pagare perché me l'hai chiesto, te lo faccio male il compito, così la prossima volta non me lo chiedi più. Questa sì è un po' una modalità passiva-aggressiva, effettivamente, piuttosto che appunto magari dire, insomma, rifiutare la richiesta. Questo è importante. Essere assertivo vuol dire cedere un pochettino nei confronti dell'altro? No. Esatto. Proprio, no, come dicevamo prima, ricordarci che noi abbiamo dei diritti, che anche l'altro ha dei diritti. Sì. Io posso decidere consapevolmente che ne so, facevamo l'esempio del cinema o del pub, di accontentare l'altra persona. Questo non vuol dire che io sto cedendo, nel senso, no? Sì, esatto. Posso comunicare, guarda, avrei voglia di non andare al cinema oggi, ma di andare al pub. E lei, l'amica, potrebbe dire, ok, se oggi mi accontenti di andare al cinema perché c'è quel film che voglio tanto vedere, usciamo domani e andiamo al pub insieme, no? Sì, però io... ho fatto un favore ad un amico, non vuol dire che ho ceduto sul mio diritto di andare al pub quella sera, no? Esatto, probabilmente magari no. Diciamo che forse ho anche fatto una scelta consapevole del fatto che per me in quel momento magari era più importante stare con l'amica, piuttosto esatto. che il luogo con cui, no? Cioè esatto. dove stare con l'amica. Sì, quindi sì. Ho ceduto alla sua richiesta, magari no, nonostante non fosse il posto mio preferito per trascorrere la serata, però l'ho fatto. Perché sapevo che per me era più importante stare con quell'amica quella sera, piuttosto che il luogo. Sì, altrimenti se noi pensiamo così sul succedere, può essere rischioso, perché l'esempio dell'amico che invece mi chiede dei soldi in prestito, io posso essere assertivo senza cedere mai al prestito se io non voglio dargli quei soldi. Ecco, quindi... Sì.
ci teniamo a precisare che assolutamente no, essere assertivi vuol dire essere fermi nella propria decisione perché si è convinti che è un nostro diritto e quindi è giusto così. Esatto, per come dicevamo prima, appunto, no, non c'è, diciamo, una modalità di essere assertivi assoluta. Cioè, varia a seconda del contesto, a seconda dell'obiettivo, no? Cioè, quindi a volte dire sì, vengo al cinema con te può essere passivo, a volte invece può essere assertivo, perché avevamo, insomma, no, valutato le nostre priorità e i nostri obiettivi. Quindi, no, non c'è qualcosa di assoluto e universalmente definito tale, non so come dire, no? Cioè, bisogna proprio, appunto, valutare situazione e contesto. Ci sono tantissimi messaggi ancora, abbiamo poco tempo, ci sono 75 messaggi. Sì, è vero, è già volato il tempo, è finito. Sì, abbiamo proprio pochi minuti, quindi... Allora, guarda Riccardo, scusa se ti interrompo, ma sì, stavo proprio leggendo, scusate, dove posso trovare i vostri indirizzi mail? Grazie molto. Li mostriamo. Esatto, secondo me mostriamo i nostri indirizzi, quindi se ci sono altre curiosità, richieste, eccetera, possiamo dare questi indirizzi a disposizione. Sì. Esatto, allora, per avere le slide, per avere informazioni sui gruppi, per avere informazioni sulla psicoterapia, potete scrivere o a Mestre direttamente per i gruppi, meglio Mestre perché poi organizza il centro clinico che organizza. Se invece volete chiedere qualcosa di specifico a noi, magari su quello che abbiamo detto, oppure volete delle informazioni in più sulla nostra attività, o insomma quello che facciamo, ci potete scrivere anche privatamente. Questi sono i nostri contatti. Esatto. E prima di salutarci, facciamo prima o dopo, ricordiamo gli appuntamenti che ci sono. Ricordiamo, esatto. Di Mestre, del centro clinico di Mestre. Adesso ritorno su questa slide, vi faccio solo vedere questa un attimo. Il 21 gennaio c'è quello sul perfezionismo e procrastinazione, che oggi è stata citata, quindi per chi era interessato alla procrastinazione potete seguire la nostra collega Marta Ferrari. Il 21 gennaio e tra le invece sulle relazioni tra i litigi tra i partner oppure tra i colleghi, le relazioni tossiche, non solo narcisismo e dipendenza affettiva, invece con Silvia Schifano e Marta Ferrari. Quindi iscrivetevi e seguite anche questi webinar che fanno sempre parte del centro clinico di Mestre, quindi siamo noi che è la nostra squadra di Venezia Mestre. Bene, a questo punto abbiamo un minuto per salutare e ringraziare. Ci dispiace di non aver avuto il tempo di leggere tutti i messaggi e siete stati in tantissimi, siete ancora in tanti ad essere rimasti connessi fino all'ultimo minuto, quindi grazie davvero. Grazie, esatto, anche per la pazienza. L'assertività, no? Portata nei problemi tecnici di audio. Esatto. Grazie mille a tutti e quindi tenetevi aggiornati sul sito di studi cognitivi alla pagina di Mestre se siete della zona e siete interessati alle nostre attività, che in questo periodo in realtà molte attività sono anche online, quindi sì, siamo aperti a tutto il territorio. Esatto, infatti anche prima ci chiedevano appunto se ci fosse solo in presenza online, ma quindi anche online adesso chiaramente, no, vista la situazione è possibile. Esatto, e niente, che dire Irene, grazie anche a te. Grazie a te Riccardo. Grazie alle tue critiche costruttive. Grazie per averti Spero che reso per bene. Ecco, vi siete anche un po' divertiti e divertite. Bene. E allora basta. Grazie a tutti. Allora ci salutiamo e insomma ai prossimi incontri. Yes. Va bene. Un saluto, buona serata. Grazie a tutti, buona serata. Ciao.